importanti, ma arrivano alla fine. Primo, non nominare invano. E però poi di nomi, magari cifrati o sussurrati, intorno al tavolo convocato dal presidente della Camera a Montecitorio ne sono girati parecchi, come rivela un tweet malizioso di Maria Elena Boschi. Italia Viva ha chiesto di prendere il MES, non di prendere MEB. L'uno è la sigla per il Fondo Salva Stati, l'altro l'acronimo dell'ex ministra, invisa ai 5 Stelle quasi quanto il MES. Dal tavolo del programma al tavolo degli equivoci e dei veti incrociati, per cui il movimento, sfidando il no di Battista Italia Viva, ha accettato di sedersi a trattare con Renzi, ma non può sopportare che con il nuovo governo Maria Elena Boschi rientri a Palazzo Chigi, magari con delega al recovery plan o alle infrastrutture. È tutto un gioco di equilibri e incastri difficili da trovare, che ha come sottofondo l'incognita sul nome del prossimo presidente incaricato. Importantissimo il presidente Conte e fondamentale perché è un punto di sintesi. Il punto di equilibrio è Conte, l'abbiamo sempre detto, lo diciamo noi, lo dicono tre forze politiche della maggioranza. Intanto lo scontro è andato in scena su quasi tutte le altre caselle, compresa quella del ministro dell'economia. Renzi ci puntava da tempo, ma su Gualtieri il PD non poteva cedere a fatto quadrato. Le infinite variabili della maggioranza di governo giallorossa, per cui dietro le quinte un sì a Conte di Italia Viva, che smentisce, sarebbe arrivato a valere ben 4 ministeri. Su qualcuno i 5 Stelle dovranno pur cedere, vedi il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, in carica dai tempi del Conte 1. Secondo il Toto Nomi potrebbe essere sacrificato insieme alla ministra del lavoro Nunzia Catalfo. E nel caos della trattativa Renzi ha rilanciato persino l'idea di una bicamerale sul recovery fund.